Lezione 5. Oggi saremo in compagnia di alcuni simpatici amici. Ciao! Per la puntata speciale di giugno ho pensato di portarti al mare. Che dici, ti va? Forza, andiamo! Hai preparato il tappetino? Ed eccomi qui! C'è un buon profumo di mare, anche se non c'è il sole, ma forse è meglio così, altrimenti rischierei di scottarmi. Forza, mettiamoci comodi sul nostro tappetino! Ormai lo sai bene, quando pratichiamo yoga, ci tonifichiamo e ci rilassiamo. Iniziamo con la posizione della tartaruga. Andiamo giù. Allarghiamo le ginocchia, teniamo i piedi uniti, le mani le infilo sotto alle gambe, le porto avanti e le unisco contro i piedi. Resta chinato in avanti, mantieni la posizione. In questo momento stai allungando i muscoli della tua schiena. Torna lentamente su. E il primo esercizio è fatto. Siamo pronti per incontrare il secondo amico del mare, il granchio. Ci gireremo lateralmente. Le braccia le terremo dietro alla nostra schiena per sostenerci. Le gambe sono un po' aperte, i piedi non si toccano. Spingo su il bacino e mi mantengo nella posizione del granchio. Cerca di mantenerti immobile. Tieni la posizione. Spingi bene il bacino verso l'alto. Ed ora prova con piccoli movimenti a muoverti un pochino all'indietro e un pochino in avanti. Vedrai, è difficilissimo, ma stai attento. Ed ecco il terzo amico di oggi, lo squalo. Mettiamoci a pancia in giù. Distenderemo le braccia lungo il corpo. Tiriamo sulla testa, le spalle, ma anche le braccia. All'indietro e verso l'alto. È una posizione faticosa da mantenere. Torna giù, prendi un bel respiro e ricomincia. Su con la testa, le spalle, braccia distese all'indietro. Torna giù e respira. Sei pronto per conoscere il quarto amico del mare? Il cavalluccio marino. Tieni unite le gambe e tira su i piedi. Cerca di afferrarli con le mani. Non sarà facilissimo. Una volta afferrati, tirati bene su, stira bene la schiena e cerca, se puoi, di dondolare poco poco, con piccoli movimenti. Mantieni la posizione, fai forza verso l'alto, non mollare. Bene, torna giù, prendi un bel respiro. Ed ora che abbiamo fatto lavorare molto la schiena e le braccia, ci rilassiamo nella posizione della stella marina. Ci metteremo seduti. Poi ci distendiamo, andando giù con la schiena, ci mettiamo comodi comodi. Le braccia le tiriamo in su, le appoggiamo a terra e manteniamo questa posizione. Ed ora, attenzione, ci stiamo per trasformare in stelline, aprendo insieme braccia e gambe. Apro e chiudo. Apro e chiudo, con movimenti molto lenti. Quando apri le braccia, devi aprire anche le gambe nello stesso momento. E quando chiudi le braccia,
devi chiudere le gambe nello stesso momento. Bene, torniamo seduti. Ora ci siamo rilassati. Facciamo così, alziamoci in piedi. Andiamo a fare un giro su una tavola da surf. Vi va? Apriamo bene le gambe. Apriamo anche le braccia. Ora giriamo la testa da un lato, verso un braccio. Ruotiamo anche il piedino, verso il braccio. Resta dritto e poi piega il ginocchio e vai piano piano giù. Mantieni questa posizione e le braccia devono essere dritte. Evita di fare questo con un braccio su e uno giù, oppure questo, ma anche piegarti in avanti non va bene. Quindi ti raccomando, resta dritto. Le braccia devono costituire un'unica linea. Ora torna dritto al centro. Giriamo la testa dall'altra parte e anche il piedino. Pieghiamo il ginocchio verso il braccio davanti a noi e andiamo giù. Fermi immobili, in perfetto equilibrio, altrimenti cadiamo in acqua. Ora torna dritto a gambe aperte e ripetiamo l'esercizio con l'altra gamba. Giro la testa, giro il piedino e vado giù col ginocchio. Ti raccomando, in questa posizione un solo ginocchio è piegato, l'altra gamba è distesa. Concentrati sul tuo respiro. Torna al centro e ripeti dall'altra parte. Giro la testa, giro il piedino e piego il ginocchio. Piccolo esperimento, porta sulle braccia. Resta rivolto verso il tuo ginocchio piegato. Torna al centro, ripetiamo dall'altra parte e proviamo ad alzare le braccia anche qui. Ci giriamo verso il ginocchio e poi torniamo dritti. Per concludere, volevo dirti che non tutte le spiagge hanno la sabbia. Ci sono spiagge che hanno sassolini. E questi sassolini, se ci sono le onde, si fanno trasportare. Rotolano. Adesso ti faccio rotolare come un sassolino. Guarda! Mettiti seduto. Distenditi sulla schiena, comodo comodo. Solleva le gambe unite. Apri le braccia e portale dietro alle cosce. Afferra le tue mani. Ora prendi energia e comincia a scuoterti. Vedrai, piano piano comincerai a dosare la tua forza e comincerai a sentirti davvero un sassolino che rotola. E vedrai, non vorrai più fermarti. Per concludere, assumeremo una posa che conoscete bene. La posa del bambino. Andiamo completamente giù fino ad appoggiare la fronte sul pavimento. Facciamo 3 bei respiri profondi. Cerchiamo di ascoltarli. La senti l'aria che ti entra dentro e che ti rinfresca? E quella che esce fuori? Torna su piano piano. E abbiamo terminato. Spero tu sia stato bene in mia compagnia. Ti è piaciuto questo video? Se sì, lasciami un like, oppure condividi e comunque iscriviti al mio canale, così non perderai i miei prossimi appuntamenti. Oggi voglio lasciarti con un saluto profondo e ti dico Namaste, che vuol dire saluto l'amico che è in te. Eh sì, perché dentro ciascuno di noi c'è un amico. Dimenticavo una cosa, devo tornare un attimo in spiaggia. Eccomi qui, bambini. Sono tornata perché vorrei ricordare insieme a voi le pratiche che abbiamo imparato oggi qui. La tartaruga,
il granchio, lo squalo, il cavalluccio marino, la stella marina, la posa del surf e i sassolini che rotolano. Ripassale ogni volta che vuoi!